Sì, buonasera. Allora, innanzitutto diamo i dati sull'affluenza alle urne. Anche nella nostra provincia abbiamo registrato un calo dei votanti, si sono attestate sul 76,98% a fronte dell'81,52% della scorsa tornata. Abbiamo avuto anche dei paesi in cui vi è stato un calo molto evidente, mi riferisco in particolare a Futani, dove vi è stato un calo intorno al 18% rispetto alle precedenti votazioni, e tra l'altro a Futani le elezioni purtroppo non hanno dato un esito felice, nel senso positivo, nel senso che non c'è elezione di sindaco perché vi era una sola lista candidata, per cui occorreva un quorum del 50% dei votanti perché potessero essere valide le elezioni. Quorum che non c'è stato, per cui ne prenderemo atto, attenderemo gli atti, ma si va verso il commissariamento. Nei comuni grandi dove la percentuale dei votanti era superiore, nei comuni grandi con più di 15.000 abitanti, possiamo registrare una forte affluenza, anche se con qualche calo rispetto alle precedenti, però diciamo che abbiamo un'affluenza che si attesta quasi sull'80% degli aventi diritto. Le operazioni di costituzione seggio e di scrutinio si stanno svolgendo, di votazione e di scrutinio si stanno svolgendo abbastanza tranquillamente. Diciamo che qualche dialettica si è registrata in qualche paese, però tutto nell'ambito poi si è risolto, felicemente risolto. Diciamo che la prefettura non è stata chiamata in causa ieri per episodi eclatanti, ma unicamente per richiesta di chiarimenti, come ovvio e come avviene sempre. Ci può dire già di alcuni sindaci eletti? Sì, premetto che i dati della prefettura ovviamente sono un po' più in ritardo rispetto ad eventuali notizie annunciate già da altre fonti. Comunque noi possiamo dire che al momento sono eletti i sindaci di Romagnano al Monte e di Castelcivita.